L'altro giorno su Facebook il mio ragazzo, che tra l'altro è musicista della Madonna, quindi vi linko il suo canale su un CD di Johnny Cash, qui ve lo linko, canale di Matteo, ha scritto un pensiero secondo me molto interessante e molto condivisibile che io passo a girarvi. Lui ovviamente l'ha scritto riferendosi alla musica, ma secondo me si adatta molto bene anche ai libri. Allora, il post che ha scritto era: com'è possibile crearsi un'identità musicale con le playlist e lo streaming? Comprate dischi o CD. Almeno quando li guarderete nello scaffale del vostro salotto potrete sapere da dove venite e dove state andando. Il libero accesso a tutto asfalta la vostra cultura, molto più della frequenza di campionamento di un brutto MP3 rispetto al calore del vinile. Allora, secondo me questo è un pensiero molto interessante anche per quanto riguarda gli ebook. Io non sono assolutamente una purista contraria agli ebook o cavolate del genere, ecco. Diciamo che non mi sono fatta abbindolare dalla stronzata che siano più ecologici o cose del genere, perché un sacco, cioè, sento un sacco di volte dire: ma l'ebook è molto più ecologico. Sì, va bene, un file sarà anche molto più ecologico di un libro, tolto il fatto che ora la maggior parte dei libri vengono stampati su carta riciclata, ma il supporto, il lettore ebook che voi utilizzate e che cambiate periodicamente perché vi piace avere l'ultimo accessorio tecnologico è molto più dannoso rispetto a un libro, sia per quanto riguarda lo smaltimento, che la costruzione, che le condizioni, spesso anche le tipo di fabbriche in cui vengono costruiti questi apparecchi tecnologici. Quindi non lasciatevi fregare dalla favola che l'ebook è più ecologico. E questa è la prima cosa. Mi sento anche molto spesso dire: ma lo spazio che si risparmia con gli ebook rispetto ai libri. Si possono portare in un lettore ebook anche 1000-2000 libri, insomma, no? Ecco, ma li avete letti 1000-2000 libri in vita vostra prima di scrivere o dire un'affermazione del genere? Perché ora tutti sono entusiasti all'idea di portarsi dietro 2000 libri, ma non ci sono così tante persone in Italia che si leggono 2000 libri. Ecco, questo era un po' un commento generale sull'argomento. Anch'io, come ha scritto Matteo, sono d'accordo nel ritenere che l'avere un'enorme disponibilità di file spesso sul nostro hard disk non solo non equivalga necessariamente a una maggiore cultura, ma spesso anzi ci impoverisca, perché perdiamo il controllo su ciò che abbiamo veramente letto, perdiamo la consapevolezza di quello che veramente conosciamo, dei dischi che abbiamo consumato, dei film che abbiamo consumato, perché questo discorso va benissimo, è adattabilissimo anche per quanto riguarda i film, lo streaming o i film scaricati rispetto alla propria collezione di DVD, che è sacra, che è un altro discorso, cioè il nostro sapere, la nostra conoscenza, la nostra cultura, veramente dove risiede fisicamente? Dov'è? Nei 1000 file di musica del computer che non abbiamo mai ascoltato? Nei 1000 libri nel nostro lettore ebook che non abbiamo mai letto? Nei 1000 film nel nostro hard disk che non ci sogneremmo neanche di vedere, ma abbiamo trovato? Questa è una riflessione interessante, volevo sapere anche che cosa ne pensate voi. Come al solito vi invito a lasciarmi un commento per dire la vostra e vi saluto e vi rimando al prossimo video.